Bisogna inerpicarsi lungo le strade del Sud Dakota per incontrare le tracce della maestria artistica italiana di cui pochi sono a conoscenza. Sono i blocchi di roccia di Mount Rushmore, da cui spuntano i volti di 4 presidenti americani: Washington, Jefferson, Roosevelt e Lincoln. Tra le bellezze naturalistiche della Black Hills sorge infatti il simbolo dei primi 150 anni della storia americana. Volti scolpiti e cesellati da uno scalpellino italiano emigrato nel 1908 negli Stati Uniti. Per anni Luigi Del Bianco, principale scultore di Mount Rushmore, ha lavorato di fino arrampicato su quelle rocce. Poi il suo nome, dopo aver scalato i gradini della sua arte da semplice scalpellino a capo intagliatore, è stato dimenticato. A ripescarlo dalla soffitta della storia la determinazione dei suoi discendenti. Tanto che poi il National Park Service, con un omaggio postumo, ha riconosciuto il ruolo chiave dell'italo americano nella creazione di uno dei monumenti americani simbolo della nazione. E nei nostri giorni, testimoni di potenti e drammatiche immigrazioni, la storia di Del Bianco è una storia di riscatto e di successo in un'epoca, quella dei primi del Novecento, in cui gli italiani che emigravano venivano apostrofati con aggettivi pieni di odio. È un monito, quindi, è un piccolo grande pezzo di storia che dovrebbe farci riflettere anche oggi di fronte alle persone in fuga che si affacciano alle nostre coste. Intanto, occhi, labbra e nasi dei presidenti ora sono lì, a Mount Rushmore, imponenti, e dietro, invisibili, le mani di un italiano che ha lavorato sodo e si è fatto onore.